so fatta una palilla di colore bremare, però piana e tanta argilla, ma in salita va più bene. Oggi ce ne siamo scappati? Mamma mia. Da quattro strai. Madonna. Troppo caldo. Siamo venuti, ecco, sarà meglio, no? Beh, mi palazzi di notte, guarda un po' che si straccia le pareti. Beh, ecco, si respira, ecco. Si respira anche perché. Anche perché se non si respirasse. Quando non si respira. Pedra, per piacere. Qua, qua, venite, venite. Tengo le racchette, e metti le scarponi, e dai a supula. L'amore non morì. Mamma mia, quanto so brutto! E allora è sicuro, sale semico. Oh! Sera. Oggi siamo ospiti di Chiara e Raffaele Focaroli. Una meravigliosa tavola piena di ingredienti squisiti, già solo così a vedersi, preparata dalla nostra piccola ma bravissima attrice Chiara Focaroli, che da un anno ormai è una bellissima presenza nella nostra compagnia teatrale. Avere dei giovani attori in un gruppo teatrale vuol dire non solo formare le nuove generazioni al vernacolo, ma vuol dire anche per noi attori un po' più maturi avere uno stimolo in più per fare meglio. Oggi però noi siamo ospiti perché, come abbiamo detto, siamo voluti un attimo scappare dalla calura della piana. E ci ospita Chiara a casa con il papà Raffaele Focaroli, nostro amico. Non lo fatti devo... vedere Raffaele, fatti vedere. Facciamo una ripresa. Ecco qua. Fatti vedere. Ecco qua. Non lo devo presentare. Non lo devo presentare. Ecco, perché... è meglio non presentarmi. Beh, Raffaele è un volto noto della nostra città, però Raffaele, io non sì. voglio essere ignorante, però l'ospite sono io, mia che mi ha parannanza. Assolutamente. Parannanza è la mia. Scordate tutto, te la dono. Grazie. Ecco qua, aspetta che... Olle. Dico dietro. Ecco qua, guarda, ho posto un bandanne qua. Legalo, perché mai, no? Legami. Ho visto. Come un chirurgo. Ecco, vedete una meravigliosa tenuta oggi. Pedrangeli? Sai oggi che ci mangiamo? Ecco no. qua, a posto. I cannolicchi con grasso e magro di prosciutto. Una botta di vita! Che però, pensarci bene, no? Dico Chiara, dammi retta, perché con tutto il sugallo che succede? Vengono meno, no, i sali, perché sudiamo, perché buttiamo fuori. Quindi tutta questa grazia di Dio, il prosciutto, il salato del prosciutto, il pecorino, e beh, fanno più che bene. È una cosa magari calorica, però di questi giorni... Voglio dire, parliamoci chiaro, Readini, scusate, guardatemi un attimo, frascolasse una bottiglia de Gatorade e mangiasse su bello prosciutto, ma voi altri, ma qui scegliete? Voglio dire... E questa ricetta che Chiara con la sua famiglia ha proposto per questa puntata è estrapolata da questo libro, La Cucina Sabina, che è di una persona molto molto speciale per la nostra città, l'avvocato Maria Giuseppina Truini Palomba, che è la mamma di Giovanna, l'altra nostra attrice che la settimana scorsa ha fatto i pizzicotti. Quindi partendo da questa... da questo libro, che oltre ad essere una raccolta di ricette, anche una ricerca storica sulle pietanze della nostra città, noi questa sera cercheremo di dare il meglio, vero? Per deliziare i nostri palati. I nostri palati, perché voi, più che vedete, figli miei, non potete. Chiare, ci dobbiamo mettere all'opera. Pedrangeli e Raffaele, ci dovete assistere, perché per carità, la questione... Mentre io procedo, Chiara ci spiegherà un attimino come fare, da dove partire. Prima, mentre si parlottava, mi diceva che bisogna partire dal sedano. Ho detto usella ruanghe, volendo. Noi ne prendiamo due gambetti, credo che siano sufficienti. Sì. Quindi cominciamo. Io non sto a casa mia, posso fare come stessi a casa mia? Sì. Perché se no mi sento un po' ingessato. Non buttare roba per la mia casa. Non ti preoccupare, che oppure pulisci tu. Ah, a posto. Allora, poi su usella ruanghe avanza, lo diamo al cavallo di Chiara. Vittoria. Allora, come ogni lavorazione di questo tipo di ingrediente, leviamo Lucapu e Ripei e via. Allora, anche qua dove metto? Qua. Sì, lì c'è il perfetto. Cusicchio da monnezza. Cusicchio. Questa ricetta, ragazzi, è particolarmente interessante perché è veramente l'espressione dei piatti poveri readini, perché
sostanzialmente quelli che oggi sembrano degli ingredienti ricercati, esatto. Il grasso del prosciutto, una volta era veramente l'ABC di quello che si trovava dentro le case dei contadini. Allora, io parto, taglio, allora tagliamo bene il nostro sellaro, che tra l'altro il sedano con questo caldo dà quel tocco di freschezza, certo. Non indifferente. Se te lo mangi, senti, già in appena lavato, già in mano odore. Senti che odore? Sì, cioè, voi non lo sentite, giustamente. Voi non lo sentite, ma ve posso garantire. Basta che lo sente pure. Basta, ecco qua. Tagliamo per bene. Chiara, nel frattempo potresti mettere un po' di olietto già nella padella. E anche qui olio della nostra terra. Poco a papà che... Basta, sufficiente. Ma me l'ha detto nonna di fare così. Gli ha detto a nonna. Sì. E lo che dice le nonne non si discute. Sì, però l'olio l'ha comprato un padre. Però... sempre che tirchio. Che persona materiale, veramente. È da riede, scusate. È reatino, veramente. Allora, andiamo a spellare il nostro aglietto, che come sempre poi là, sull'aglio c'è un po' una filosofia, no? L'aglio va sempre fatto... in due modi, c'è una parte che va sminuzzata perché ci deve liberare gli aromi, sì. E c'è un'altra parte che va sempre lasciato, un po' in camicia, leggermente schiacciato, perché diventa meno aggressivo, però dà quel tocco pungente al piatto, senza esagerare perché poi è troppo aglio. L'addetto allo schiacciamento è sempre Petrangeli può schiacciare l'aglio. Pozzo, prego, vada. Non sono parolacce queste. No. Ecco qua. Molto delicato. Molto però, delicato. Oh, che fine gli ha fatta fa. Allora, da sfracchiato. Da sfracchiato. Sì, con il mio peso. Mettiamo. Prima il prosciutto. Vedi che stavo facendo una sciocca. Cioè, il prosciutto tutto insieme. Che Chiara. Tutto insieme. Chiara mi deve guidare, perché questa è una ricetta che io sto scoprendo man mano insieme a voi. Meraviglioso prosciutto. Cioè, no, scusa. Vedete, alle volte nella vita avere un prosciutto nanzi all'occhi è piacevole, datemi retta. Allora, prendiamo qualche fettina tutta insieme e lo tagliamo così in maniera molto grossolana, perché poi tra l'altro considerate che il prosciutto farà il suo corso anche durante la cottura, quindi si ridurrà già da sé. Magari facciamo a listarelle, ecco qua. Tutto insieme. E voi non avete idea del profumo meraviglioso che noi abbiamo in questo momento sotto le froce del naso. Addirittura. Sì, senti che profumo di aglio. Mamma mia. Stai attento alle dita. Sì, perché non vorrei aggiungere un ingrediente che, come dire, che non serve a cosa. Neuruscio non siete, però. Raffaele credo che prima o poi dovrà intraprendere la carriera di attore dialettale. Sì. Facciamo fare il giudice, ha fatto il giudice. Ci manca esso, perché durante la giornata ci annoiamo. No, però lui ha questo... Sì. Aplomb molto anglosassone della comicità, sì, londinese. Sì, io direi anche che se abbiamo, anche se londinese devi originare delle strade. Sì. Io direi che un'altra fettina c'è tutta, perché in effetti poi l'ingrediente centrale è esattamente il prosciutto, che tra l'altro qui c'è la stessa logica della matriciana, nel senso che il grasso del prosciutto diventerà, come dire, andrebbe a sostituire in un certo senso l'olio. Esatto. Che una volta ci veniva messo lo strutto. Esatto, e veniva il piattino leggero. Sì, molto leggero. Per un fegato era una mano sana. Ma una volta lavoravano de palo. Mica erano come lui. Allora, abbiamo quindi adesso tutti gli ingredienti sminuzzati a dovere. A questo punto li andiamo a mettere nella nostra bella padellozza. Pesa più. È un po' esagerato con... più battilardo, ma sì. In palestra ce la fa, scusa. Ho capito, ma io mi sto spampanando da poco, quindi... Allora, a questo punto noi diamo un girettino così per amalgamare già con l'olio e adesso portiamo praticamente... Chiara poi accende, però. Allora, scusami Chiara, una cosa. Il pepe con il sale li mettiamo subito? No. Dopo. Bene, io vedete, me informo perché correttezza vuole... Accendi, Allora, vai. Focaroli. È questo? Focaroli piccola, questo qui. Ecco qua. Allora. A posto. Una cucchiara, prendo? Sì, le ho messe lì apposta. Ora, che cosa succede? Noi andiamo a far appassire questi meravigliosi ingredienti. Chiara, ci spieghi un attimino per favore il prosieguo. Una volta che tutto sarà appassito, come procederemo? Mettiamo il sale. Ok. E pepe? Il pepe, sì. Sale e pepe. Allora, adesso lasciamo
appassire questi ingredienti, poi come Chiara ci ha appena detto metteremo del sale, del pepe e procederemo con la cottura. Intanto però, intanto che le verdure fanno il loro corso, verdure, prosciutto, l'aglio, fanno il loro corso, col sugallo, ragazzi, è ora dell'aperitivo. Eccoci qua. Posso? Mirko? Ecco qua. Questo lo reggo io per Chiaretta, un goccettino, eh? Solo Chiara un goccettino. Un goccettino per bagnarsi le labbra, ecco. Se no sei ubbe. Questo è per questo è per te. I piccoli piaceri della vita, no? Al fresco su una meravigliosa terrazza. Guardate. Il Golfo di Sorrento. Guardate, altro che il Golfo di Sorrento. Guardate che meraviglia la nostra Rieti. Vabbè, alle spalle del Vignola. Ecco qua. Ragazzi, un piccolo brindisi, direi che c'è tutto. Oh, mo, un sorsettino, no? Io credo che qui la serata andrà bene. Benissimo. Allora, beh, oltre che ringraziare Chiara e Raffaele per la loro ospitalità che ci hanno dato in questa puntata, come dicevo prima, avere dei ragazzi giovani nel gruppo teatrale è un grande stimolo, ma è anche una grande opportunità per questi ragazzi, perché è vero che noi facciamo teatro amatoriale senza grosse pretese, però è vero anche che il teatro si dimostra sempre una grande palestra di vita, una grande scuola di umanità, di rapporti umani. Allora Chiaretta, che è la nostra mascotte, vorrei fare una piccola domanda. Da quando tu sei entrata nella nostra compagnia teatrale, che benefici hai avuti? Cioè, nel senso, ti senti, non so, più sicura quando parli con gli altri? Ti senti sì. Più anche più protetta, no? Da questo gruppo di persone, da questi amici che con tanto affetto poi, insomma, si relazionano con te. Sì, raccontaci sì. Un po' da dopo Sipario Rosso in poi, cosa ne pensi della tua vita in generale? Allora, diciamo che sapevo molto di più anche sulla cultura di Rieti. Ecco, questa ecco. Bellissima cosa che ha detto. Sa di più sulla cultura di Rieti. In particolar modo culinaria. La culinaria, poi. E Sipario Rosso, Chiara, che gruppo è, oltre che di matti come siamo? Ti sei trovata bene con tutti noi? Sì, sì, e poi tutti bravi. Grazie, l'abbiamo pagato. Ecco. E poi, diciamo, la prima volta che sono salita sul palco, diciamo che avevo un po' paura. E quindi tutti quanti che, diciamo... Ti abbiamo incoraggiata. Sì, mi incoraggiavano. E quindi poi da là è andato tutto lì. È una cosa normale, vero Angelucci? Beh, avere paura. Abbiamo paura noi oggi. Ancora noi oggi. E quello è il sale, quando ancora abbiamo timore vuol dire che va bene. E anche Maria Sole, vedete, è una bellissima immagine, no? Come delle generazioni che si preparano anche a vivere la nostra città in qualche modo. Perché è vero che Rieti ha tante difficoltà, però ecco, il bello di questa città è che non perde mai l'affetto per la sua storia. Per sì, le sue radici. E Raffaele, tu che ne pensi è di questa vero. Cosa? No, a parte il fatto della paura, che io con tutta sincerità non credo a questa cosa, che voi questi mucchi tanta paura non avete. Però Chiara, se è onesta, e lo sarà sicuramente, confermerà che l'ho spronata io a far parte Sono del gruppo di Sipario Rosso. Giusto. E tu sei testimone di questo, no? Giusto. Perché sì. L'attività teatrale è un'attività, oltre che bella dal punto di vista culturale, però è molto formativa e dà un senso educativo anche alle normali azioni quotidiane al di là del palcoscenico, e questo è fondamentale. Speriamo che Chiara lo capisce, ne ho tempo. Sì. Io credo ma lo capisce perché lei è già sulla buona perché strada. Sta sulla buona strada. Perché ho notato in Chiara e in generale nei giovani attori che abbiamo nel gruppo, perché poi ne conosceremo anche, opla, anche degli altri, che questi ragazzi hanno veramente assorbito subito la disciplina sì. del teatro. Cioè noi ridiamo, scherziamo, però quando c'è da preparare la commedia facciamo e lo facciamo ma bene. Ma voi siete bravi però. Grazie. Voi siete bravi. Grazie. Però
Raffaele, ti volevo fare una domanda prima e poi ne ho una anche per Mirko. Mi permetto di dirlo perché già pubblicamente una persona lo ha fatto durante una nostra commedia alla Sala dei Cordari, citando anche la tua professione, no? Quando è venuta la dottoressa Rivellese, che ha detto una cosa che io condivido molto, cioè che noi abbiamo in città, ecco, Raffaele è un giudice del Tribunale dei Minori e ha detto la dottoressa, che era la presidente del secondo collegio del tribunale, dicendo che deve essere un vanto per la nostra città avere delle figure così, e io così lo sento come un vanto, però tu ne vedi tante, ti occupi di minori in tribunale, posso dire che forse alle volte il teatro può essere anche una medicina per non essere deviati in strade poco sicure, sì. Cioè l'appartenenza, il gruppo, la cultura salvano i giovani da dinamiche. Assolutamente, ecco, sì. Tu che ti trovi a fare questo difficile lavoro di giudice, che ci puoi dire? Assolutamente sì, perché al di là del momento della recitazione e al di là delle prove, perché questo è quello che ho visto io in voi, poi c'è un discorso collaterale che non è tale, nel senso che è invece estremamente importante, che è quello della convivialità, dello stare insieme, dell'amicizia che cresce piano piano. Magari i telespettatori non lo sanno, ma al di là della vostra attività, noi spesso stiamo insieme la sera, stiamo a cena, condividiamo degli aspetti che vanno al di là dell'attività teatrale. Questa è socialità, e la socialità ti mette nella condizione, in particolar modo un giovane, di stare lontano da contesti che ovviamente sono meno indicati e quindi più pericolosi. Ecco, e questo è il nostro vanto, quello di fare qualcosa probabilmente che le nuove generazioni si troveranno poi nel corso della loro strada. E qui torno a Mirko, perché il teatro è utile in qualunque fascia d'età, perché noi, ragionando molte volte fra di noi in questi momenti collaterali, come diceva Raffaele, ci confrontiamo anche sulla nostra vita, che può avere 30 anni, può avere 40, ma ogni fascia di età, ogni momento della nostra vita ha dei momenti di grande riflessione, di scelte, e il teatro veramente anche in questo, lo stare insieme, il confrontarsi aiuta. Però anche noi siamo partiti da ragazzetti. Sì, forse ci avevamo pure di meno. Forse anche qualche anno di meno. Tu che ricordo hai di quel periodo quando cominciammo? Caro Alessio, bei ricordi, guarda, bei ricordi. Ogni volta che entro nel salone parrocchiale mi viene il magone, perché è cominciato tutto da lì. Eh sì. Diciamo che, diceva bene il giudice, sono degli ambienti, specialmente quelli parrocchiali, per carità, non facciamo polemiche su quello che si sente durante le cronache, certo, televisive, però il salone parrocchiale, la parrocchia in se stessa restringe tutto ciò che è giovane, ma tutto ciò che è meno giovane. Certo. Allora si punta sempre sul giovane e il meno giovane gli insegna. Certo. I nostri parroci, noi avevamo dei grandi parroci, sì, prima qui la costruita sarebbe stato il grande Don Giuseppe Raccagni, poi dopo sono venuti Don Cesare e Don Giacomo che hanno praticamente ristretto tutti i giovani e hanno spronato tutti, ma che eravamo tanti, adesso te lo ricordi, tu eravamo una quindicina, anche 20. Era un grande gruppo. Chi più grande, chi più piccolo, insomma, adesso purtroppo siamo arrivati a 40 anni. Però siamo andati avanti bene. Sì, poi dopo c'è stato chi ha preso altre strade, per carità. Certo. Però magari se ti piace questa cosa, se ti piace, perché? Perché ti aiuta magari a sconfiggere la timidezza. Pure, però dopo vedi, dal palzare parrocchiale siamo arrivati a Flavio. Io vorrei arrivare un pochettino più su, ci sono stato, non ci sono stato. Ci arriveremo. Però magari fede che ci arriveremo. Abbiamo sempre fede. Forse non so se sapete che nel nostro nome Sipario Rosso nasce proprio da un regalo che ci fece Don Mariano Assogna a Quattro Strade, che ci montò questo sipario nel teatro, un sipario rosso, e noi lo chiamammo così, Sipario Rosso. Ragazzi, io parlerei le ore con i nostri attori, i nostri collaboratori, perché sono sempre momenti di grande emozione. È bello vivere veramente così, con i nostri, sì, problemi, le nostre difficoltà, ma con questi grandi momenti di unità, di affetto, che ci aiutano veramente a stare un po' meglio e a pensare meglio. Però purtroppo dobbiamo correre. Ci si brucia. Ma perché ci sta bruciando? I fornelli bruciano. I fornelli bruciano. Faccio regoce. No, se no. Namo, mamma mia. Via. Chiemo. Oh, ragazzi.
Che profumi meravigliosi. Chiara, abbiamo detto che adesso dobbiamo mettere il sale e il pepe. Sale e pepe, parti. Io ti reggo il piattino, un po' di sale. Il sale, ragazzi, ricordatevi di non abbondare, perché già c'è il prosciutto che fa la sua parte, insomma. In più, adesso il pepe, che poi sono tutti ingredienti che si sposano una meraviglia, perché ragazzi è un mix wow. E adesso il pezzo forte, cannolicchi grasso e magro di prosciutto con il pomodoro. E non so se Maurizio, scusami, questo non è il pomodoro del supermercato, capito? Cioè questo è quello che fanno i nostri nonni, ragazzi. Li vado così, lo riconsegno a Chiaretta. Chiare, se intanto prendi la pasta dalla busta, sì, smuciniamo, una smucinatina, come dice, perché così facciamo prendere, ragazzi, cioè ecco, figli miei, mi dicete che io so sicco, avete tempo di definire puntate, o vedete se come diendo a forza di mangiare, ecco, abbiamo girato, mettiamo i nostri cannolicchi, vai. Hai detto che il tuo irrobustimento non è soltanto frutto dell'alimentazione. Altri due. Lo vogliamo dire anche della tua ritrovata attività fisica. Io, spronato dal mio amico Raffaele, ecco, e anche dall'amico Petrangeli, che dovrebbe riprendere anche lui, ma lui ha avuto un trascorso. Io sono stato spronato a fare attività fisica, quindi me ne vado in palestra con l'amico Raffaele e ci spampaniamo, cioè ci facciamo. E ora che ti vengono questi, sentiamo che robetta. Capito? Ma tu tengo lì. Io tengo le casse, io non è che. Pasta messa, il sugo è in cottura e ragazzi, dateci 10 minuti e se qui ci mangiamo. Ragazzi, ma guardate che meraviglia. Allora adesso gli ultimi passaggi, che sono quelli più delicati. Petrangeli, voglio fare uno spettatore. Ecco qua. Buonasera. Abbiamo fatta la giusta quantità per fare anche una cosa poco fra di noi. Chiaretta, pecorino, bene, una bella. Maria Sole, anche tu, metti un po' di pecorino, papà, vai. Metti, papà, bravo. Un altro po', metti. Ecco, bravo. Petrangeli. Bravo. Io direi, bravo, darei un colpo di finesse. Sì. Olio. Poco, non fiducio, Accrudo. Adesso, ragazzi, una all'amico Raffaele. Grazie. All'amico Mirko. Alla nostra attrice Chiara, protagonista di oggi, e papà con Maria Sole. Ragazzi, per scrupolo sempre, assaggiamo. Tocca assaggiare. Vai. Fenomenale. Beh, so già. Piatti poveri, ragazzi. Non è poco, quello che abbiamo fatto non è poco, Se vi vengono in mente ricette ancora più buone della nostra città, eccolo, il solito indirizzo per scriverci. Ragazzi, scusate, ma come sempre a fine puntata tenemo da fare. Grazie a Chiara Focaroli, a Raffaele, grazie a voi, Mirko, e anche con Maria Sole oggi. Mangiamo, ragazzi, non perdiamo tempo, perché ecco.